Giorgia Meloni e i bambini, vedete Giorgia Meloni è andata in Ungheria e qua è fotografata con i premier ungheresi, perché in Ungheria stanno facendo la battaglia contro la denatalità, cioè la battaglia per far nascere i bambini. Giorgetta Meloni è tanto preoccupata perché in Italia di bambini ne nascono troppo pochi e noi corriamo il rischio di venire snaturati come popolo italiano. E allora Giorgia Meloni vuole escogitare dei sistemi per indurre le donne italiane a fare più bambini. Lei, per esempio, lei per esempio, Giorgia Meloni ha dato l'esempio alle donne italiane, perché lei l'ha fatta una bambina, forse preferiva un maschietto, però è nata una bambina. Ma vedremo quando farà la seconda bambina Giorgia Meloni, vedremo. Intanto però Giorgia Meloni è tanto preoccupata, tanto, tanto, tanto. Questa bella foto, cari amici, la trovate qua, la trovate qua. Vedete? Questo è l'odierno Corriere della Sera, oggi è 1º marzo, giovedì 1º marzo 2018. Questa è Giorgetta Meloni, vedete Giorgetta Meloni? Però Giorgetta Meloni, se vuole che le donne italiane facciano i bambini, deve seguire i video di Serafino Massoni, deve seguire i video di Serafino Massoni. Io ho già detto, ah già, relativamente. A Casa Pound c'è nel programma politico di Casa Pound c'è proprio un punto per incentivare le donne italiane a fare bambini. Mi pare che Casa Pound dica che per ogni bambino lo Stato deve dare alla mamma, al nucleo familiare, insomma, per ogni bambino fatto deve dare, non so se 500 o 600 euro. Tutti i mesi sino al 16° anno. Ecco, questo di Casa Pound comincia ad essere un programma concreto, mi pare 500-600 euro fino al 16° anno, ma non basta, non basta, non basta, perché io da tanto tempo che vado ricordando a Giorgia Meloni, e ora lo ricordo, ma l'ho già ricordato anche a Casa Pound, che per indurre le mamme italiane a fare più bambini in maniera che l'Italia non venga sommersa dalla marea che viene dall'Africa, dal Medio Oriente, si deve versare alla mamma per ogni bambino che mette al mondo 1.000 euro al mese, 1.000 euro al mese, non fino al 16° anno di età, come dice Casa Pound, che è già un passo avanti, ma sino al 18° anno di età, 1.000 euro al mese. Per ogni bambino, 1.000 euro al mese per ogni bambino, sino al 18° anno del bambino. Solo così le donne italiane potranno essere incentivate a fare i bambini, capito? Non si fanno le nozze con i fichi secchi, cari amici, non si è capito Giorgia Meloni? Dillo chiaro e tondo, dillo chiaro e tondo, che cosa vuoi dare alle mamme italiane? Perché le mamme italiane si decidono a fare i bambini. Si fa fatica Giorgia Meloni a fare i bambini. Tu hai avuto una bambina, ma non so se vorrai fare una seconda bambina, non lo so. Staremo a vedere che esempio darai alle mamme italiane, perché e se le mamme italiane dei bambini ne fanno uno solo, non va bene. La natalità implica che di bambini ogni mamma, ogni donna ne debba fare almeno due, almeno due, almeno due, e tu finora ne hai fatto uno solo, Giorgia Meloni. Vedremo quando lo darai l'esempio alle mamme italiane, perché ciò che conta non sono le parole, ma sono gli esempi, capito Giorgia Meloni? È inutile, sai, Giorgia Meloni, che vai qua, che fai questi selfie, fai i selfie, Giorgia Meloni. Parla chiaro e tondo. Giorgia Meloni, tu devi dire alle donne italiane, io Giorgia Meloni ho ascoltato i consigli di Serafino Massoni, uno che se ne intende, perciò io Giorgia Meloni quando sarò al governo farò passare la legge che stabilisce che a ogni mamma va,
vanno dati 1000 euro al mese per ogni bambino, 1000 euro al mese per ogni bambino, sino al 18° anno di età del bambino, e anche dopo se c'è bisogno. Va bene Giorgia Meloni? Si fa tanta fatica a fare i bambini. Tu ne hai fatto uno solo, anzi una sola bambina, e l'hai fatta pure in tarda età, mi pare. Adesso vedremo se darai l'esempio di fare il secondo bimbino o la seconda bimbina. Ok Giorgia Meloni? Io ti voglio tanto bene Giorgia Meloni, eh? A te Giorgia Meloni e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.